problema parcheggi, è problema PUMS, oggi anche la commissione. Quali sono le novità, ma soprattutto c'è una voglia di confronto? Noi abbiamo sempre voglia di confrontarci, io in particolare ho voglia di dare un contributo positivo, non è che facciamo ostruzionismo così inutile. E infatti abbiamo anche molte idee, le abbiamo rappresentate anche in maggioranza. Per esempio abbiamo visto che manca a Teramo una gestione corretta della sosta in centro, abbiamo detto di sostituire la ZTL con la zona 30, abbiamo detto che si potrebbe fare un ponte nuovo, architettonicamente valido accanto al ponte San Ferdinando, e questo nuovo ponte, magari in legno e in acciaio, dedicarlo al percorso delle biciclette e dei pedoni, senza andare a pedonalizzare come è la proposta di piano il ponte San Ferdinando. Abbiamo fatto moltissime proposte a Teramo, manca per esempio un parcheggio gratuito anche lontano, eppure abbiamo delle aree, non so, la zona di Cartecchio, dove ci sono anche delle aree della ASL, si può ingrandire, questo viene utilizzato per pochi periodi nell'anno. E con il collegamento della metropolitana si potrebbe poi arrivare, trasformando la ferrovia in metropolitana di superficie. Adesso c'è anche l'arretramento del piazzale, lì fare una stazione degli autobus, e quindi si passa dal modo gomma privato al modo ferro al modo gomma pubblico. Questo prevede un PUMS. A Teramo purtroppo invece ha unito questa maggioranza il PUMS e i parcheggi, proprio per la proposta di piano che c'è stato dai gestori dei parcheggi. E qua il problema, è qua che è andato in tilt tutto. E il parcheggio Jolly è un contentino che non va a sanare la distanza che ormai si è creata a Teramo tra la giunta separata dal consiglio, perché la giunta approva un documento che poi il consiglio dovrà cambiare. In altri paesi sarebbero le dimissioni della giunta. Non è possibile, perché quando la giunta adotta una cosa è per il consiglio. Invece la maggioranza stessa, e non si rende conto di questo, dice che lo cambierà. E poi c'è uno iato che ormai si sta ampliando sempre di più tra la cittadinanza e la giunta d'Alberto. E da questa conferenza oggi cosa emerge? Un'opposizione unita, ma cosa farete? Noi adesso stiamo dicendo alla maggioranza che deve essere redatto un nuovo strumento che almeno veda d'accordo loro. Su questo ci confrontiamo e daremo anche le nostre idee. Se le idee che abbiamo già rappresentato in giunta vengono recepite, ci troveremo un passo più avanti, no? Quindi noi chiediamo di revocare quel documento adottato in giunta, perché non lo vuole nessuno, né la città né il consiglio, di proporne un altro su cui partecipare, ma soprattutto di rivedere questa situazione della sosta, perché ha più di un punto sbagliato. I cittadini sono stati presi proprio come vacche da mungere, e non è possibile, non è possibile questo.